Buonasera, buonasera gentilissimi amici di MasterChef, comincia una nuova settimana. Settimana che comincia all'insegna della professionalità del nostro carissimo, bravissimo, amatissimo, chi più ne ha più ne metta, Antonio Polverino. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Buonasera. Trasferito a Vibo per amore, ma pizzitano al 125%. Pizzitano e tra l'altro proprietario della gioielleria Laguna Blu, dove chi ordina sei tu, ecco, e questa sera ci ha portato moltissimi prodotti della sua pescheria bellissima, e grazie caro Antonio per essere qui con noi, ma ci saranno delle sorprese. Sì, se vuoi puoi preannunciarle. Possiamo preannunciare che lunedì prossimo il nostro Antonio Polverino sarà ad Agriturismo Live, quindi inizia una nuova stagione, insomma. Sì. vedrete tante cose nuove, continuate a seguirci e ne vedrete delle belle. Abbiamo tantissimi ospiti, prima di cominciare a presentare i piatti che Antonio ci proporrà questa sera, abbiamo Erika, buonasera cara Erika con la mamma Rita, buonasera anche a lei, benvenute, Elda, la fantastica Elda, la moglie di Antonio, Maria Catena, buonasera. La parrucchiera truccatrice dei VIP che questa sera ha curato la mia immagine, grazie mille, sei stata gentilissima e bravissima. Mi trasferisco verso l'altra isola, abbiamo Paolo, abbiamo Mimmo, abbiamo Maria da Catanzaro, una nostra spettatrice, e abbiamo una signora. Signora, lei come si chiama? Signorina! È proprio lei, la cara signora Anna, signorina da Catanzaro. Buonasera, signora Anna, che questa sera è venuta a trovarci. Le sorprese sono tante, il nostro Antonio Polverino può cominciare. Pronti? Se il nostro amico regista vuole mandare... Sì. Che cosa? A sua scelta, facciamo decidere a lui. Regia, scegli. Anche un documentario. Sì. Ci piacerebbe. Vedi. Ecco qua, triglie alla livornese. 1 chilo di triglie, 50 grammi di capperi, 100 grammi di olive nere, 300 grammi di pomodori pelati, prezzemolo, sale, olio d'oliva, aglio, pepe nero, basilico, origano. Allora, questo è un piatto che voglio dedicare tantissimo caramente a mio cognato Pino e alla sua compagna, perché lui abita a Piombino, cioè Piombino Livorno, e questo piatto triglia la livornese lo dedico a lui. Ciao Pino, un bacione, un abbraccio. E salutiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso internet. Perfetto, vai Antonio, spieghiamo. Bene, tutto. Spieghiamo tutto. Partiamo con il nostro olio extravergine d'oliva. Questo è un piatto che normalmente va preparato tutto assieme, senza soffriggere, in modo da servirlo che venga leggero, perché se incominciamo a soffriggere andiamo a schiacciare il nostro aglio, gli diamo una tritata grossolana. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Amalia? Sì, ciao bellissima. Ciao, come stai carissima? Bene. Tu? Molto bene, quando c'è Antonio guarda cosa sta facendo. Un sussurro di capperi. Un sussurro, bene. Oh. Grazie cara Amalia, come stai? Tutto bene? Sì, tu tutto a posto. Certo, con Antonio che ci sta preparando delle olivette nere. Saluti i tuoi ospiti. Che ti salutano tutti quanti. Poi ti ho mandato una cosa. Mi hai computer. Ah, grazie cara Amalia, grazie mille, ti ringrazio tanto. Sì, poi lo leggi e mi rispondi. Va bene cara Amalia, lo farò senz'altro, va bene? Mettiamo dei pomodorini in pacchino. Va bene, io saluti i tuoi chef.
Ciao Amalia, ti saluto ciao. Pure io. Ti mandiamo un grande bacio, un cara bacione Amalia. A tua sorella. Ciao Amalia, ciao, un bacio, ciao. 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 Antonio, prego. Adesso andiamo a tritare il nostro prezzemolo e mettiamo una ventata di prezzemolo tritato. Ecco, una ventata. Pronto, buonasera. 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 È bellissima stasera. Non è merito mio, è merito della grandissima Maria Catena, bravissima, che veramente ha curato il mio look. Hai una pettinatura bella, veramente proprio bella. Grazie, cara Claudia, sei grazie. Sei vestita, sei elegantissima. Mamma mia, che gentile. Sei proprio una bella signora giovane. È una signorina. Una signorina, oserei dire, vero? Hai visto che abbiamo signorina in studio qui con noi questa sera, sì, Claudia? Sì. È venuta a trovarci, prego Antonio. Un sussurro di sale. Un sussurro di sale. Allora, signor Polverini, io vi devo dire una cosa. Comandi, siamo qui. Io vi mando a mio cugino, la vostra pescheria, che gliel'ho detto ieri, che viene da Cosenza. E sì. Mi dice il mio nome. Sì. Claudia. Mi raccomando, trattatelo bene. Come tutti. A Laguna Blu vengono trattati tutti bene. Va benissimo. Un sospiro. Un sospiro di pepe nero. Benissimo. Hai visto com'è poetico il nostro Polverino questa sera? Sì, sto vedendo e sto scrivendo. Sembra quasi una puntata di Super Quark, non so. Abbiamo Piero Angela. Ciao Claudia. Andiamo ad aggiungere il nostro vino bianco. Ciao. Ciao signora Claudia, a presto. Ciao. Allora, arrivederci, buona serata. A presto, grazie. Ricapitoliamo, Antonio. Ricapitoliamo. Simona? Sì, Claudia? Sì? Simona? Sì, dimmi. Ho trovato un libro antico con delle ricette antiche della bisnonna. Del trisavolo addirittura. Della bisnonna ho trovato un libro di tutte le ricette che ci sono. Claudia, scusa, dove l'hai trovato questo libro? Me lo dici? Questi sono libri che avevo io conservato e poi c'era questo libro di cucina. E allora custodiscilo con cura, gelosamente. Va bene? Gelosamente, mi raccomando. Qualche ricetta, no? Grazie, grazie Claudia, ti mandiamo un bacio grande, grazie per dividere con te, con noi i tuoi pensieri. Va bene, perché Claudia? Bene, grazie, ciao, ciao, buona serata, ciao. Allora, ricapitoliamo perché sono un po' di ingredienti. Abbiamo messo tutto a crudo, il nostro olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio tritato, un sussurro di pepe nero, una ventata di prezzemolo, un sospiro di sale, dei pomodorini pachino tagliati, delle olive nere, dei capperi e bagnato con del vino bianco. Facciamo fare una cottura molto veloce. Sì. Adesso vado a prendere l'origano, una ventatina di origano. Ah, te l'ho dimenticata. Sembra che arrivi dal deserto. Pronto? Pronto, buonasera, bellissima. Buonasera, cara signora, come va? Non c'è male. Questa sera mi sento molto bella stasera. Molto diva, mi sento. Salutiamo il signor Antonio perché sennò poi arrabbia. Giusto, salutiamo giusto. Salutiamo tutti gli ospiti e poi mi ha fatto piacere di conoscere signorina. È simpaticissima, io ho avuto molto piacere. È simpatica proprio. Guardate, non potete capire in retroscena qui, è meglio non svelare nulla perché ci sarebbe da raccontare dei retroscena, troppo... Noi non ci sfugge niente. Non vi deve sfuggire niente. Perfetto, va bene signora. Signora Antonio, come sta? Bene, grazie, e lei? Benissimo. Ci fa tanto piacere. Io non oso anche a me. Franca, non oso immaginare cosa accadrà quando porteremo liberata. Va bene, ciao cara Franca, va grazie. Bene, ciao. Saluto a tutti, buonasera. Ti salutano tutti. A presto. Tutti. Antonio, prego. Vedi, questa è una cottura molto veloce perché sono ingredienti che praticamente non hanno bisogno di una cottura eccessiva. Regia, quando vuoi. Ok, perfetto. Pronto? Pronto, buonasera, bellissima. Margarita. Margarita, ciao. Come stai? Muy bien, e tu? Cominciamo, ecco. Grazie a Dio.
Me allegro moltissimo. Ah, ma guarda Margherita, ma è strano che tu riesci a prendere la linea solo quando c'è Antonio, però, eh. No, bugia. È smentirosa. È smentirosa Margherita. È mentirosa, non dire bugia, eh. Cioè, venire a